Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi siamo insieme a una nuova Tesla Model 3. Questa, eccola qui, bellissima. Siamo insieme a Stefano. Stefano è il proprietario della vettura. Lo so, è buio, non si vede nulla, però è quello che posso, ragazzi, vi farò vedere. Sono dei cerchi da 18 Euro Twin. Euro Twin, queste qua sono gli Euro Twin. Che praticamente c'è, okay, un cerchio in lega di sotto. E questa, diciamo che è quello. È un coperchio di coperchio sopra per avere una maggiore, diciamo, aerodinamica, esatto. E quindi una maggiore, diciamo, anche durata di batteria. Efficienza dello. Sì, esatto. Questi qua, ragazzi, allora sono i copricerchi, quelli di Tesla. Loro li hanno fatti così, come vedi il disegno, per migliorare l'autonomia e l'efficienza e aerodinamica della vettura stessa. Perché quando qui, diciamo, passa il vento, eccolo qui, non trova, diciamo, il vuoto, perciò passa direttamente dietro e migliora l'efficienza totale, diciamo, della vettura, facendo, diciamo, una piccola differenza anche per quanto riguarda dei consumi. Così in teoria dovrebbe consumare molto meno. Monta delle Michelin come pneumatico, sono spalla bassa. Poi qui abbiamo la retrocamera, telecamera, sensori, roba varia. Qui ce n'è un'altra, questo è un altro sensore, poi telecamera laterale e tetto panoramico totale. Ora questa, a differenza di quella rossa che già avete visto, ha le pinze freni grigie, che sono quelle originali di Tesla, a casa Tesla. Quella rossa invece aveva il pacchetto, diciamo, super sportivo. Andiamo dentro, ecco qui. Allora, anche questa, interni in pelle, so che si vedrà poco, però ragazzi, anche questa una vettura davvero davvero bella. Qui abbiamo gli altoparlanti, eccoli qua, so che purtroppo si vede male, si vedrà poco. Là c'è un altro altoparlante, sistema sonoro, computer centrale, ragazzi, questo è un tablet vero e proprio. Abbiamo la vettura, parcheggio, microfono, energia, ventola, questa qua sarà l'aria condizionata. È comunque bellissima, bellissima anche questa. Il volante è questo qui e abbiamo due manopoline per quanto riguarda il volante. Tettuccio panoramico. Andiamo a vedere invece come si trova Stefano con questa vettura, da quanto tempo l'ha e tutte le altre informazioni. Per quanto riguarda il costo su per giù, allora ci sono tre fasce: quella SR, che prende solo motore posteriore, e sì, costa 46.000 euro. Sì. 56 questo doppio motore, e poi 70 che è quella rossa. Bravissimo, esatto. 70 meno 6 devi fare. Tu da quanto tempo ce l'hai? 7 maggio. Come ti trovi? Io benissimo. Speriamo di trovarmi bene per, diciamo, per il futuro e un giorno magari continuare sempre una macchina elettrica del genere. Ci diceva, ci parlava del risparmio. Risparmio, sì, per, diciamo, per il mio chilometraggio lavorativo faccio all'incirca un 3.000 km al mese. Facendo un calcolo, diciamo, pagando il diesel normale, avrei speso 400, 450, 500 al mese. Se tu calcoli poi questo per 4 anni, in questo caso che ho fatto un calcolo, risparmi 18.000 euro all'incirca. Per quanto riguarda i cavalli, questa è? All'incirca questo dovrebbe essere 410, perché Tesla non rilascia mai quanto sono i cavalli ufficiali. Effettivi, sì. Hai detto che quella è un po' software, diciamo, è limitata via software. Questa. Sì, è limitata via software. Perciò in teoria, facendo un qualcosa al software, andrebbe oltre i 500. Però nessuno può entrare, diciamo, lo al software. Però dico, tanto, loro volendo aggiornano il software. Esiste un pacchetto di 2.000 euro, 2.000 dollari, anzi, $2,000, aumenta, certo, la potenza di un ulteriore 30 o addirittura 50 cavalli. Perciò è tutto software, perché l'hardware la è macchina uguale. Ce l'ha già. Sì, perciò uguale, se loro vogliono, sì, cambiano, sì, sì, qualcosa e la macchina prende, ragazzi, 50 buoni cavalli, se no pure di più. Sì. E io penso, ragazzi, sono anche molti di più, perché alla fine il motore elettrico, fin quando ha energia, corrente, lui spinge, più gliene dai più spinge, e sono limitati, e questo si sa, ma loro per sicurezza le limitano. C'è la Roadster, che è quella, la supercar di Tesla,
che io penso che Super Giù avrà le stesse parti, le stesse componentistiche. Sì, soltanto che è 1000 Newton metri, esatto, di coppia. Ma è tutto programmazione. Sì. A come io la vedo io, e cambia solo la programmazione. Sì. E poi la loro batteria, perché hanno fatto una faranno una batteria particolare. La nuova roadster. Però parlando anche di quella attuale, anche se per ora non credo ce ne la sia. Prima, no? La che... prima, la seconda, questa è la terza generazione della, sì, roadster. Perfetto. Perciò dico, per variare la potenza, loro basta andare sul software e vanno a modificare il software. Ragazzi, ha anche la luce originale. Eccola qui, quando apri lo sportello apre la luce antipozzanghera. Apriamo anche dietro. Eccola qui. Tutta completamente elettronica, eh? Interni in pelle, anche questo, colore scuro. Onestamente, ragazzi, l'allestimento mi piace. Il la pelle non è male, non è malvagia. È normale che non puoi fare baldoria qua sopra, eh? È sempre una macchina da tenere bene. Ovviamente poi per quello che costano devi tenerla per bene. Ha due LED nel posteriore e altri due nell'anteriore. Comparto sensori, il portabagagli già lo conosci, sai com'è. È molto grande, anche quello davanti è grande, molto grande. Una domanda, assicurazione e bollo? La regione siciliana non si deve pagare fino a 5-6 anni, adesso non si trova. Il bollo è 5 anni, sì. Per quanto riguarda l'assicurazione, ci sono dei pacchetti particolari per le auto elettriche, l'incirca si paga sui 1000 euro tutto compreso. Urto, incendio, RCA e casco. Per quanto riguarda la ricarica, il costo della ricarica? 72 kW per 0,21 centesimi, che è la media nazionale. Tu ricarichi a casa? Sì, ricarico a casa. Della 220 normale? Sì, sì, sì. Ti sei fatto fare la... No, a casa c'è il caricabatterie normale. In quello ufficio, all'asciugo? Sì. In ufficio invece ho la wall box. Ragazzi, un giro sulla Tesla Model 3. Andiamo. Come hai scoperto la Tesla? Sono, diciamo, innamorato, seguo da tanto tempo la Elon Musk. È un grande. Sì. È un grande. Sta facendo rivoluzione. Se non c'era lui ancora l'elettrico, dormiva. Questa è la coppia dell'elettrico. Si fa. Oh mamma! Ragazzi, guardate lì, i sensori indicano quando passiamo accanto a un'auto, diventano rossi. Eccolo qui, c'è un'auto e gli sta indicando che c'è un ostacolo laterale. In teoria, ah, eccolo qui, proprio spunta proprio la sagoma della vettura, e in più indica anche le vetture davanti. Dovrebbe anche mantenere la distanza, giusto? Sì, se tu vuoi mantiene pure la distanza. Dovrebbe suonare, fare qualcosa, un allarme, hai, qualcosa. Diciamo l'assistenza alla guida, quindi anche per la sicurezza, se trova un pedone o un ciclista o una macchina avanti non te ne sei accorto. Autofrena. Sì. Si blocca da solo. Questa è 3.8-4.2, però è ufficiale è 4.2, ma si arriva anche a 3.8. Perché loro piano piano l'aggiornamento del software la migliorano. Sì, la migliorano, tolgono quelle. Come problemi cosa hai riscontrato finora? Ma problemi nulla, dico, perché loro comunque fanno tutto controllo sempre a distanza. Perché la macchina è sempre. Ti dico, qua abbiamo una telecamera. Sì, sopra. Che loro, a prescindere, la macchina registra, i loro server registrano. Se dovessi tu autorizzare per qualsiasi cosa, loro potrebbero vedere, possono vedere anche i video se tu li autorizzi a vederli, anche le altre telecamere. Ad ascoltarti anche. Ascoltare no, non ci sono microfoni, in teoria, anche se c'è il microfono del prodotto, quindi là potrebbero pure ascoltare. Ragazzi, per questo video è tutto, spero ti sia stato d'aiuto, spero che la vettura ti sia piaciuta, ringraziamolo, grazie e al prossimo video.